We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Questa è la cosa che odio fare in assoluto di più. Aprire tutti quanti i rami è la cosa più noiosa in assoluto. Dove lo volevo mettere non entra e quindi devo metterlo di qua. Ho smontato, non so se riuscite a vedere, l'ingresso, non ho più posto dove mettere i cappotti, ma sia. Finalmente è finito tutto. Non sapete quanto tempo ci ho messo a finirlo. Ho fatto pure la base, l'ho coperta perché sennò era troppo brutta, e ho messo anche le due lanterne, quella di Ikea, questa qui, e quella l'ho presa all'Epicasa. Funziona praticamente con le pile. Devo cambiare qui la candela perché è verde e ovviamente non ci sta, e devo trovarla rossa, così facciamo la candela di Natale. Quest'anno ho messo anche le palline del Lecce, finalmente sono riuscita a metterle. L'anno scorso me le ero tipo dimenticate su in ripostiglio, e quindi quest'anno finalmente ce l'ho fatta. Ora passiamo al presepe. Allora, come vedete qui, l'ho sistemato nello stesso mobile che ho utilizzato l'anno scorso, con la differenza che praticamente l'ho fatto sopra, perché l'anno scorso l'ho fatto qui nella parte della vetrinetta e avevo intenzione anche di farlo un po' più grande, e col fatto che c'è di fianco la stufa, mettere fuori cavi era veramente un macello, quindi ho preferito farlo qui sopra e espandere il presepe anche nell'altro lato della vetrinetta. Quindi ho messo il mio solito muschio che fa tanto Natale e tanto paesaggio rurale, e ho riutilizzato le basi di legno che avevo comprato l'anno scorso. Ho preso poi altre decorazioni oltre appunto i pastorelli soliti, e non so se rende dal video, ma tipo i pastorelli sono delle dimensioni di tipo 7 cm, sono piccolissimi e ho difficoltà veramente a trovare le casette, perché di solito si vendono quelli diciamo da 12 cm. Questi sono un po' complicati da trovare, però me li tengo e mi piacciono. Passiamo poi alla parte della cucina, e se ho decorato la parte del salone con le decorazioni in azzurro e dorato, da questa parte andiamo col rosso e il dorato, il classico colore insomma natalizio, perché la cucina è più calda e più sui colori appunto del più tenui, e non sono colori molto freddi come invece è il salone, molto moderni. Quindi puliamo tutto con la mia solita aspirapolvere bellissima con cui mi trovo benissimo. Facciamo una pulizia abbastanza veloce, in effetti tolgo i tappeti quasi al volo, quello lì che ho vicino alla cucina lo lascio, perché comunque non è una pulizia approfondita, è una pulizia giusto così giornaliera. Quindi ci passo l'aspirapolvere sopra, anche perché è di tessuto e più diciamo di plastica rispetto ai tappeti normali. Do anche una veloce lavata e niente, insomma sono pronta per sistemare le decorazioni natalizie.
ho tolto la tovaglia, anche se il tavolo, lo so, è ancora brutto, Fabio ancora non l'ha sistemato, fate un appello a Fabio per sistemare questo tavolo che ancora è in queste condizioni, però non vi preoccupate che dopo lo coprirò con la tovaglia natalizia. Passiamo al camino, che valorizzo con una ghirlanda, sempre decorata appunto con le stelle di Natale, finte ovviamente, e con varie altre pigne e bacche rosse. E una volta poi finito, vado ad inserire quest'anno le lucine, che non avevo inserito l'anno scorso, infatti quando spegnevo la luce era tutto molto scuro, invece quest'anno è tutto colorato. Anche nella cucina faccio un piccolo presepe, perché ovviamente sono le due parti di casa, il salone e la cucina, che viviamo di più durante la giornata, e qui comunque volevo anche la presenza, insomma, della natività. Qui vedete che sto un pochino impazzendo per capire come sistemarla al meglio. In realtà poi ho tolto tutto e l'ho sistemata semplicemente con il tronco e la natività. L'anno scorso avevo messo la capanna, quest'anno non ho messo neanche quella, proprio minimal, e quindi così. E ho sistemato anche i fiori, ho cambiato quelli autunnali con questi natalizi, devo comprarne altri perché non li sto trovando, credetemi, non li trovo, e per metterli appunto negli altri vasetti. E poi, come vi dicevo prima, ho sistemato sul tavolo della cucina la tovaglia, quella cerata, che utilizzo appunto nel periodo natalizio. Per quanto riguarda invece il salone, ho terminato il tutto con un runner blu e sono messo la corona dell'avvento che abbiamo fatto insieme l'anno scorso. E niente ragazzi, ho finito così le mie decorazioni casalinghe. Quindi niente ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciatevi tanti mi piace e attivate anche la campanella se non volete perdere tutti gli altri video che caricherò a breve, sempre inerenti al Natale. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!